È partita oggi la campagna di comunicazione per filo e per segno promossa dalla Regione Abruzzo. In cosa consiste? Questa mattina abbiamo incontrato i giornalisti per cercare di capire insieme a loro, per avere anche dei suggerimenti per come comunicare meglio questa cosa complicata che è il Fondo Sociale Europeo. È complicata perché ci sono molti tecnicismi, molte parolone, ma in realtà è molto semplice perché semplicemente riesce a dare delle opportunità a delle fragilità. Nella seconda parte invece della mattinata abbiamo raccontato e presentato il tour, il viaggio che faremo sui territori per raccontare per filo e per segno, che è il titolo di questi eventi, tutte le occasioni che grazie al Fondo Sociale Europeo abbiamo avuto, quindi per raccontare che cosa abbiamo fatto grazie al Fondo Sociale Europeo per i disabili, che cosa abbiamo fatto per le pari opportunità, che cosa abbiamo fatto per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, ma per avvicinare anche le persone adulte, quindi uscite dal mondo del lavoro, per far sì che potessero ritornare dentro. Quali sono i prossimi appuntamenti in programma? Venerdì a Sulmona il 30 per un workshop sulle pari opportunità. Insieme al Comune di Sulmona probabilmente verrà presentata la proposta della Commissione Pari Opportunità. Dopodiché ci spostiamo al 6 dicembre, dove c'è praticamente la giornata dell'istruzione e della formazione. Si presenteranno le linee guida dell'istruzione e formazione professionale, i nuovi FP, in sostanza alternanza scuola-lavoro. Dopodiché il 7 e il 10 dicembre sono previsti due appuntamenti per promuovere specificatamente il bando garanzia lavoro. Proprio il 10 dicembre la piattaforma informatica della Regione Abruzzo inizierà a prendere le istanze degli imprenditori, delle imprese che vogliono assumere. Ultimo appuntamento, l'11 dicembre a Loreto Aprutino, riguarda più specificatamente il settore del sociale.